Allora, buonasera signore e signore, bentrovati nel sabato dei Nomera qui dalla nostra fortezza di ghiaccio. Allora, Tra un po' si scioglie. dei Nomera, da parte dei Nomera per India e poi. Ciao Nomera, tre aggettivi che sappiano esprimere l'essenza di vis-à-vis. Tasso? Io direi che è una canzone sincera. Per Per me è fluttuante. me è corale. Molesta, E molesta, molesta sì, anche. anche. Sono quattro, ma va Sì, bene anche sì, sì. molesta. Allora, ma vis-à-vis di preciso di cosa parla? Vai, Posso? rispondi te, giustamente. Posso? Allora, vis-à-vis, appoggio Non mi anche un attimo il offendo. telefono che devo prendermi un attimo di tempo per rispondere. Vis-à-vis è una canzone che nasce dall'ispirazione presa da un romanzo di Kerouac, On the Road, e da un capitolo in particolare dove i nostri due personaggi, che possono essere inquadrati qua, se ce la facciamo, che sono Carlo Marx e Dean Moriarty, attuano questo interessantissimo esperimento che parla del parlarsi faccia a faccia, senza veli, a volte anche nel loro caso con l'utilizzo di droghe tipo benzadrina, era un romanzo che non ho idea di cosa sia oggi, e Bella la benzatrina. non lo so, non l'ho mai provato. Ma non è questo il punto è analizzare quello che passa per i processi inconsci nel parlare apertamente, faccia a faccia, senza veli, nella totale sincerità. Attraverso un discorso, cioè del sapersi ancora sedere l'uno di fronte all'altro con un amico, con una persona alla quale si vuole bene e essere onesti, essere diciamo veri in un certo senso, cioè dire quello che pensiamo senza aver paura di essere giudicati o di fare qualche scivolone, perché si è comunque in un ambiente dove tutto quello che puoi dire verrà Sì. in un certo senso capito o accettato, perché stai parlando con una persona che ti capisce e ti Sì, accetta. è il dialogo senza la E censura, apro il telefono. l'aggressore. Senza censure. Esatto, un dialogo privo di censure, privo di veli. È di questo che parla Vis-à-vis alla fine. È una canzone sull'onestà intellettuale e Anche sull'amicizia anche in un emotiva. certo senso. Domanda? Prossima? Ok. E voi la vita l'affrontate più vis-à-vis o con strategia? Cioè cercando di disinnescare le bombe del quotidiano? Cazzo, bella domanda. No, apertamente credo. Sì, ma Siamo. sicuramente siamo come ci ascoltate, Come cioè, essere, cioè, siamo, ci siamo. rispecchiano. Esatto. Anche con un'attitudine molto rock, anche alla nostra onestà, no? Che è una cosa che ci caratterizza, nel senso che a volte può essere anche una cosa cruda, Brutale, brutale, cioè sì, però. fastidiosa anche per tante Sì, persone che ci conoscono e non ci apprezzano, anche perché succede anche questo tante volte, no? però Le persone sincere stanno sul è cazzo. quello che rende un Sì. rapporto autentico. Sì, ovviamente accettando questa cosa, perché tante persone non l'accettano di sentirsi dire in faccia quello che uno pensa anche senza troppi giri di parole, e molto spesso porta anche a diverbi in questo senso nella vita di tutti i giorni. Un'altra domanda: qual è la più grande paura dei Nomera? Domanda. Beh, senza Ok, dubbio, la stiamo la stiamo vivendo vivendo. in questo Credo sia periodo. l'anonimato, Sì, se decisamente. devo dargli una parola. E la stiamo vivendo, sì, di giorno in giorno. Dateci almeno tre buoni motivi per i quali ascoltare il vostro nuovo singolo. Va bene, boom. Eh sì, una cosa che non si è mai sentito. No, Boh, è credo, clamoroso. no, 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 dai, seriamente, credo che il motivo principale per il quale bisognerebbe ascoltare Vis-à-vis è che è una canzone che, diciamo, rispecchia un attimo i canoni del mainstream indie italiano, e lo virgoletto tantissimo perché è un termine stupido, negli indie ci sono un sacco di sonorità diverse, però mantenendo un'indole comunque tendente al rock, o anche se vogliamo per certi versi a quello che è stato il folk punk rock degli Zen Circus, che sembra che Sì. è stato, che sono chissà che com'è, ma per noi sono un gruppo di Una grande grande fonte di ispirazione, sono ispirazione. sempre stati, sono nostri compagni di E regione maestri e maestri musicali. musicali, e quindi sì, credo che questi siano i motivi principali per i quali ascoltare Vis-à-vis, oltre che per il fatto che è un bellissimo pezzo, Decisamente sì. modestamente Modestamente sì. parlando. Poi, vediamo, stiamo arrivando alle battute finali. Salutateci a modo vostro, spazio libero alla creatività. Andate tutti a A fanculo. fanculo.